Ciao, benvenuti a tutti al nostro quarto appuntamento con la zona green di Padova, Colli, Terme e Pianura. Oggi siamo qui con il nostro collega Riccardo Battan, però prima di presentarvelo, vediamo uno spot insieme. Ciao! Eccoci nuovamente qua. Ciao a tutti, Riccardo, sei con noi? Sono, eccomi. Ciao Anna, ben trovata. Che bello, oggi ti vedo subito. L'altra volta ti avevo perso, non vedevo questo schermo nero, adesso ti ho visto immediatamente. Che meraviglia! Riccardo, prima di parlare del nostro territorio di oggi, abbiamo visto uno spot per quanto riguarda la selezione del personale. Io volevo ricordare a tutti quanti che qui nell'agenzia di Mestrino siamo aperte con le selezioni del personale, vero? Magari di inviare il curriculum direttamente presso l'agenzia. Hai Sì, voglia di espanderti, hai voglia di crescere, le richieste stanno aumentando e quindi c'è bisogno di rafforzare la squadra. sicuramente il lavoro ce n'è. Di lavoro ce n'è, lo so bene, lo so bene. Fantastico. Allora io direi che potremmo iniziare a presentare quella che è la nostra zona. Abbiamo visto l'ultima volta, eravamo nel territorio delle Terme con Alberto e adesso passiamo nuovamente in quella che è la pianura con il tuo territorio e siamo, se non ricordo male, in una frazione del comune di Mestrino. Sì, siamo nella frazione di Arlesega. Arlesega, perfetto, è una piccola frazione del comune di Mestrino, stiamo parlando di 733 abitanti e un'altitudine di 23 metri sul livello del mare. Tra l'altro, Arlesega come posizione estremamente strategica, ne abbiamo già parlato un po' anche la scorsa volta, ma anche in questo caso è bene sottolineare, infatti in linea d'aria siamo solo a 13 km dal centro di Padova. 36 km dal capoluogo di regione Venezia, 3,5 km dal centro di Mestrino e semplicemente a 2 km in linea d'aria dal casello dell'autostrada di Grisignano di Zocco. Quindi è una posizione anche qui estremamente strategica perché in breve raggiungi tutto, però anche una posizione molto verde, dove abbiamo campagna, dove abbiamo comunque la tranquillità di arrivare a tutti i servizi in pochissimo, ma respirando dell'aria pulita. Corretto, Riccardo? Giusto, giusto. Sicuramente diciamo, la posizione di Arlesega, per quanto mi riguarda, è comodissima. Sei proprio a metà strada, un po' tra la provincia di tra Padova e Vicenza. Quindi, dal punto di vista di una persona che è abituata comunque già a spostarsi in macchina, sei Certo. comodo andare sia da una parte che dall'altra. Come in più il fatto di avere il casello di Grisignano a 2 km, quindi anche per uno che deve muoversi un pochettino di più per lavoro, secondo me è una gran comodità. Abbiamo visto che molte volte, almeno all'interno anche delle stesse coppie, una delle due magari ha un lavoro un pochino più stazionario in quella che è la zona, e invece uno dei due, o perché fa rappresentante o perché per lavoro si deve muovere molto, ha bisogno di avere la praticità a determinati snodi strategici autostradali che possa raggiungere in breve termine e andare via in velocità. Giusto, giusto. L'altra cosa, l'altra peculiarità di Arlesega è Villa Contarini Raffaella. Due parole ce le vorrei spendere perché tutti quanti, quelli che vanno da Padova verso Grisignano a prendere il casello, Villa Contarini Raffaella l'hanno sempre comunque vista sulla destra. E quindi diciamo che è una villa che viene edificata nella prima metà del XVI secolo,
se magari anche la regia mi aiuta a condividere Google Earth, così riusciamo anche a vederla da fuori, ci rendiamo meglio conto. Allora, viene edificata nella prima metà del XVI secolo, anche se non è noto il nome dell'architetto. Gli affreschi sulla facciata principale sono di un seguace dello Zelotti e vengono avvicinati come impianto figurativo al ciclo pittorico che troviamo anche al Castello del Cataio. Quindi ricorda molto bene questa cosa. Il complesso si compone della villa principale, che è la classica tipologia delle ville venete, quindi ha proprio quello stile e quell'impianto. Poi troviamo sull'ala a destra un portico di una modesta profondità, ma con delle bellissime arcate, sono 10 bellissime arcate, mentre l'ala a sinistra della stessa villa è risalente agli anni 50 del Novecento, l'epoca in cui la villa fu trasformata per un periodo in quello che era un orfanotrofio. Adesso ogni volta che appunto passiamo lungo la strada, se gettiamo l'occhio sulla destra oppure tornando a casa da Grisignano, andando verso l'immobile magari che adesso ci verrai a presentare, la vediamo sulla sinistra. È veramente bella, bella e particolare, quindi ne vale la pena. Però, dopo che abbiamo parlato un po' del territorio, sai che, Riccardo, mi piace ogni tanto dire qualche curiosità anche sul posto. E in questo caso ne ho trovata una che è troppo carina. Allora, tu lo sai perché sei social, quindi so che è anche la tua pagina e ti fai conoscere anche attraverso queste modalità. Tutti quanti i paesi hanno la classica pagina su Facebook, sei di Mestrino se, sei di Veggiano se, sei di Abano se, sei di Teolo se, e tutti quanti cosa fanno? Scambiano delle curiosità, delle opinioni, parlano del loro territorio e mettono in evidenza queste cose. Ecco, Arlesega secondo te ce l'ha? Penso di sì. Ce l'ha assolutamente Arlesega questa pagina, ma non si chiama Sei di Arlesega Se, si chiama, si chiama? Arlesega Bella. Ah, questo beh. Ti fa capire il valore che gli abitanti stessi di Arlesega danno a quello che è il loro territorio. Cioè, chiamarsi Arlesega Bella dà proprio la sensazione di dire so dove sono e voglio valorizzare il territorio in cui vivo. Secondo me questo è un valore aggiunto non indifferente e mi piaceva andarlo a sottolineare perché è una bella curiosità, è una bella curiosità. Io adesso, se sei d'accordo, però parlerei del tuo immobile. So che oggi ci presenti anche una villa di una certa importanza. Sì, oggi parliamo di una villa singola che siamo a metà strada tra Arlesega e Lissaro. È una villa singola inserita su un terreno di 11.000 metri di terra. Certo. E la cosa positiva di questa casa è che appunto sei su una posizione un po' isolata, quindi essendo isolata sei proprio nella massima tranquillità. Per le visite che ho fatto, per quello che ho visto anche con i clienti, una cosa positiva è il fatto che questa casa sono circa 250 metri e una particolarità interna, adesso arrivano anche le foto, una particolarità interna della casa è che i proprietari negli anni, quando l'hanno sistemata, un primo colpo nel 95, un secondo colpo nel 2005, cioè una parte di questa casa è sistemata nel 2005, hanno ricreato due scale, quindi abbiamo una prima scala per andare nella zona notte, dopo abbiamo una seconda scala che sempre collega il soggiorno sempre con la zona notte, quindi diciamo uno può anche utilizzarla magari pensando in una funzione di una bifamiliare, okay? Magari io pensavo proprio ai clienti che hanno la necessità di avere la famiglia magari e la mamma in casa o i genitori in casa, c'è questa possibilità all'interno di questa casa. E cosa c'è da dire? Ha tanti aspetti positivi. Una cosa che ho visto è un garage, abbiamo 53 metri di garage, okay. Trovare garage così ampi, oggi come oggi,
è fatica. Okay? È una casa che ha una, due, tre camere da letto, quattro camere da letto matrimoniali. In più nella zona di sopra, ok? E più nella zona di sopra, ok, abbiamo uno spazio che è stato utilizzato come un secondo soggiorno dove c'è anche il camino. Adesso aspetta un secondo che provo a vedere se intanto Infatti ti riesco stavo a dicendo, se mandarti. riesci a farmi Sì, vedere qualche foto. aspetta un secondo che Tranquillo, arrivo. nessun problema. Io Ok, arrivo. Che così. mi ricordo che quando mi hai fatto vedere questa Dimmi. casa, tra l'altro, purtroppo la giornata non ci ha aiutato, perché quando siamo andati a fare le foto, comunque non era una giornata di sole. Nonostante ciò, mi ricordo di questa casa, questo portico spettacolare d'ingresso, Bellissimo. che è meraviglioso. Tu intanto cerca le foto, che io ti riempio gli spazi se Arrivo, riesco. Anna, aspetta perché si è un attimo. No, non ti preoccupare. Mi ricordo questo portico molto grande. L'ingresso, poi entrando avevamo questo salone con questa cucina che si sviluppava tutta a sinistra, ma stiamo parlando di spazi veramente importanti. Sulla destra c'era questa seconda porta che invece andava a collegare quello che era il garage e la seconda parte della casa che di fatto mi avevi fatto vedere, dove c'era l'altro salone e tu appunto mi accennavi Oh, adesso eccomi la qua. divisione. Eccomi qua, Riempito dovrei riuscire abbastanza in lo maniera. spazio? Oh, sì, Vedi grazie che il Anna, sì, portico è veloce. spettacolare, è meraviglioso questo portico, cioè guarda che meraviglia, e non c'è il sole preciso. Io sono rimasta incantata da questa casa. No, guarda, bellissima. Questo, ecco qua, questo è il soggiorno. Come vedi, si vede un po' sulla destra c'è l'ingresso, c'è la scala a chiocciola per salire, che dopo non è la scala che utilizzi principalmente, perché comunque Quella è tra. quella della seconda porzione in realtà, Bra vero? Quella di bravissima, servizio. risulta sempre Anna una casa singola, a tutti gli effetti risulta sempre una casa singola, però secondo me la comodità di avere comunque due accessi, due scale per andare al piano di sopra. Può essere comodo anche per uno che magari deve farsi effettivamente un ufficio, ha comunque Certo. sia la possibilità di portare dentro delle persone in casa senza magari farli passare completamente all'interno dell'abitazione. Camere molto buone, molto generose, e quello Sì, che a me vedo. piace è che comunque è anche una casa che ha parecchia luce internamente. Diciamo che c'è una seconda parte, eccola, che è quella che ti dicevo, vedi che vedi arrivare sulla scala a chiocciola, che Sì. loro hanno utilizzato come un secondo soggiorno, è una zona mansardata, ma comunque mansardata molto alta, che loro hanno utilizzato come un secondo soggiorno per Se non magari ricordo guardarsi i film. male, da questa zona tu hai questa scala chiocciola da cui arrivi, diciamo, dalla porta di servizio dove abbiamo visto Giusto, dal salone. Però l'abbiamo dietro il persa. mobile, a parte che intravediamo uno dei tanti bagni della casa e sulla Certo, destra c'è una camera matrimoniale, ma c'è l'altra porta che si collega invece alla zona nota principale. sì, la zona, Ricordo bene la allora, zona di ok? sopra è tutta collegata, cioè la zona di sopra è tutta quanta collegata. Okay? C'è effettivamente la porta, diciamo, è alle spalle di chi sta facendo la foto, chi ha fatto questa foto, ed è la porta che collega con tutto quanto il resto della casa. Certo. Ecco, a me quello che piace parecchio di questa casa è un po' anche l'esterno. Internamente stiamo parlando di 250 metri, giù al piano terra, oltre al bagno, abbiamo anche una lavanderia, in più c'è anche un ripostiglio, se uno non gli bastano 53 metri di garage. Però quello che mi piace, ok, beh, sai, Anna. Con 53 metri di garage si riempie facilmente quando hai 11.000 metri di terra, perché trattore, ino per tagliare l'erba, okay, un po' di legno, perché Ok. loro vedi che hanno due camini all'interno della casa, quindi Eh lo sì. riempi anche un po' facilmente, diciamo. Ecco, quello che a me piace è un po' la posizione anche della casa. Adesso se riesco, vediamo un attimo. Riesco, ok,
Oh, tu arrivo vieni subito. soprannominato nel nostro gruppo il MacGyver. Cioè, non è possibile che tu abbia degli incidenti tecnologici perché sei quello che ci risolve sempre tutti i problemi. E no, me le scarica... il problema è che me le scaricate addosso, ok? E dopo me le scaricate tutte addosso, eccoci qua, ok? Vedi che Dopo un po' ti alla volta li senti prendo. ti senti questo carico addosso, Vedi capito? che un po' alla volta mi prendo. Allora, diciamo che dal centro di Arlesega Sì. c'è una strada che porta, diciamo, a Lissaro, che è questa strada qua, via San Michele Arcangelo, e la casa si trova, eccola qui. Questa qui è la posizione della casa. Questo dove ho messo adesso il Quindi mouse quanta è terra mi dicevi che ha? 11.000 metri. In pratica, tutta quanta la parte di terreno che è a destra della casa è tutta quanta di proprietà. E fai conto che i proprietari hanno praticamente recintato 3.000 metri di terra per Ok. utilizzarla come giardino. Gli altri 8.000, come vedi, hanno piantumato delle noci, che hanno circa 15-20 anni. Okay? E la cosa positiva, secondo me, è che proprio sei alla fine di una strada, cioè l'ultima casa della via. Certo, quindi sicuramente sei nella tua tranquillità, sei immerso Sicuro, sicuro. a 360 gradi, puoi fare un po' quello che vuoi. E anche, diciamo, si presta anche, passami a delle belle feste o a godersi bene quello che è il parco, nessuno ti può venire a dire niente. Allora, questa casa secondo me si presta a tante cose. Con il terreno che hai, chi può avere magari gli animali, cani, cavalli addirittura, perché comunque con 11.000 metri di terra uno può pensare anche di portarselo a casa, ok? E chi vuole fare un bed and breakfast, chi vuole unire due nuclei familiari, come dicevo prima, ad esempio qua in zona. Io mi sono accorto una cosa, che ad esempio ci sono tanti bed and breakfast che funzionano anche qua in zona. Tu sai che io ho lavorato anch'io sulla zona dei Colli, però mi sono reso conto che effettivamente qua in zona, con la scusa che c'hai, l'uscita del Grisignano dell'autostrada, con la scusa che hai comunque due zone industriali abbastanza importanti, Mestrino, anche facciamo tre, Mestrino, Rubano e anche Certo. Grisignano di Torco, si può lavorare con questa tipologia di attività anche dal lunedì al venerdì, non solo il weekend, È ok? Non vero? solo il weekend. Infatti, più di qualcuno ha fatto il bed and breakfast, la fitta camere, ed è praticamente sempre pieno. Assolutamente, assolutamente, è vero, hai perfettamente ragione. Più di qualche volta, essendo un po' lo strategico vicino all'autostrada, è capitato che ti chiedano le stanze. Anche a te, perché so che anche in agenzia te le vengono a chiedere direttamente, e quindi ti farebbe anche piacere avere qualche struttura in più a cui appoggiarti e poter dare il giusto suggerimento ai tuoi clienti. Io Certo. direi, se sei d'accordo, di emozionarci un po' con il nostro video, così ce la Va godiamo bene? un attimo Sì. Che questa casa, questa villa. Diamogli il giusto nome. la regia lo faccio pure partire. Mi piace questa tua ironia nel prenderti in giro da solo. Aspetta un secondo, va. No? Non dico niente, sono buona. Anna, cosa vuoi che ti dica io? Prova a vedere, magari hai qualche. Aspetta un attimo che mi credo mi si sia. Mi senti te, Anna? Ti sento perfettamente, questo giro ti sento e ti vedo bene, quindi non ho Ok. nessun tipo di problema in tal senso. Perfetto, perché io invece ti sento benissimo, ok? Ma non mi Non ho la vedi? voce squillante, tutto quanto, no, mi si Non è prendermi in bloccato giro. lo schermo. Mi si è Vabbè. bloccato lo schermo. Ah, Ah, ok. ecco, aspetta un secondo che proviamo a... Perché mi vedete adesso? Mi vedi? Io ti vedo, Ti prova a muoverti. Perfetto. vedo perfettamente. Mi riesci anche a vedere che mi muovo? Sì. Ok, sì, adesso ti vedo.
Ok. Ma probabilmente c'è anche una problematica di linea, sai? Cioè, può Sì, capitare guarda, in determinati ho visto prima che momenti. si è bloccato proprio, che si è bloccato proprio lo schermo. L'ho visto prima. Vediamo un attimo se riusciamo ad andare da qualche parte, che da una parte c'è la regia, dall'altra ci sono io che sto provando a far casino. Vediamo chi dice. Ecco, basta. Vediamo. Ok. Visto che vi ho creato una mancanza, ve lo faccio vedere Adesso andavo in continuazione. Vabbè, Anna, ma abbiamo delle difficoltà tecniche dovuto che bisogna che ci abituiamo a fare queste cose. volte. No, ma vai tranquillo, il bello della diretta è anche questo, ci mancherebbe. Comunque sicuramente il video rispetto a quelle che sono le foto dà un attimino un'idea maggiore di quello che è il percorso proprio all'interno della casa. Sì, certo. Purtroppo la giornata di pioggia so che non aveva dato la No. possibilità di fare le parti esterne che invece sono, avrebbero Molto belle, rafforzato, sì, avrebbero molto, molto rafforzato belle. ancora di più. Una bellissima casa, io direi che ti ringrazio tantissimo della Grazie a te, presentazione di grazie a voi. questa casa. E manderei lo spot e poi Riccardo ti chiederei se puoi rimanere qua con noi così magari salutiamo i nostri ospiti tutti assieme. Cosa dici? Va bene. Regia, ti chiedo la cortesia di mandare lo spot. Grazie. Eccoci qua, Riccardo, torniamo assieme. Allora io direi di ricordare a tutti quanti i nostri ospiti, prima di salutarli, quelle che sono le nostre pagine social. Quindi in questo caso abbiamo la pagina Tecnocasa Mestrino Veggiano, la troviamo su Facebook, su Instagram. Abbiamo anche il nostro canale YouTube dove potete anche trovare tutti i video di tutti gli altri immobili che Riccardo ci presenta, oltre a quello che ovviamente abbiamo visto oggi. Inoltre abbiamo aperte le selezioni per quanto riguarda l'inserimento di personale in questa agenzia. Quindi per chiunque avesse voglia, ambizione, perché no, di entrare in questa squadra, ben volentieri, ma anche mandi il proprio curriculum a pdhob@tecnocasa.it. Vi
Direi che abbiamo detto tutto. Ci rivediamo fra qualche settimana. Grazie ancora Riccardo e grazie a tutti. Ciao, ciao Anna, grazie. Ciao, ciao Riccardo, grazie. Ciao, grazie ciao, ragazzi. Ciao. Ciao a tutti, grazie anche alla regia.